Due immobili sequestrati e quattro persone denunciate. L'esito di un'operazione del nucleo di polizia edilizia ed ecologica diretto dal tenente Egidio Santaera a Modica. Nei giorni scorsi la sezione specializzata della polizia municipale ha accertato che in via Modica Ispica si stava procedendo alla sopraelevazione di una struttura già esistente senza il preventivo rilascio del permesso per costruire. Dalle indagini effettuate è anche emerso che i lavori si stavano eseguendo in una zona a rischio sismico. Il NOE ha pertanto provveduto al sequestro preventivo dell'immobile alla denuncia del proprietario. Il sequestro è stato già convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modica. Nella stessa operazione di controllo è stato individuato in via San Giuliano un altro immobile dove erano in corso lavori di sopraelevazione e ampliamento senza le necessarie autorizzazioni. Anche in questo caso, una volta bloccati i lavori, dagli accertamenti è emerso che la struttura ricade in un'area dove vige il vincolo paesaggistico. Si è provveduto al sequestro preventivo del cantiere, anche questo convalidato dal GIP. Sono stati segnalati stato di libertà all'autorità giudiziaria e proprietario dell'immobile il titolare dell'impresa edile che stava eseguendo le opere abusive. Il nucleo di polizia edilizia ed ecologica ha denunciato infine il proprietario di un edificio di via Nazionale in quanto aveva disatteso l'ordinanza del sindaco di scerbatura obbligatoria dell'area di pertinenza dell'immobile per garantire la tutela della pubblica incolumità.